Una tavola rotonda a Cassino per un nuovo stato sociale. Il consigliere regionale Marino Fardelli e l'assessore regionale alle politiche sociali Rita Visini hanno voluto organizzare con le associazioni del territorio che operano nel terzo settore un incontro per trovare nuove soluzioni. Un'importante iniziativa tenutasi a Cassino con l'assessore regionale Rita Visini, a testimonianza che la Regione Lazio predilige i territori e cerca di portare nei territori, nelle province, a Cassino, nel Cassinate, quelle che sono le opportunità sul tema delle politiche sociali, facendo anche riferimento su quelle opportunità che la Regione Lazio sta mettendo in campo insieme con la Comunità Europea. Sono due importanti filoni che i territori, a cominciare dal Cassinate, devono saper trarre i giusti benefici. La Regione Lazio ha il 30% delle famiglie vicino alla povertà. Occorre dunque un nuovo welfare, fondi per i servizi sociali, incontri con i sindaci del territorio per dare delle risposte ai cittadini e alle famiglie bisognose. È vero che noi l'anno scorso abbiamo avuto un taglio enorme che ha colpito soprattutto il finanziamento nazionale sulle politiche sociali. Noi abbiamo avuto il congelamento dei fondi per la non autosufficienza, il fondo per la famiglia, il fondo per le politiche sociali. È chiaro che di fronte a un quadro drastico di questo genere occorre però trovare dei rimedi e lo si fa, lo stiamo facendo poi fondamentalmente da già 3 anni, da quando siamo entrati in regione, che accanto alla scarsità delle risorse bisogna pensare a delle politiche innovative. Quindi si pensa soprattutto ai tagli del superfluo, ma accanto a questo però si pensa, la cosa più importante e più responsabilizzante, a politiche che siano in grado di rispondere con la situazione attuale ai bisogni esistenti. Quindi, e questo rientra sicuramente nel quadro di rinnovamento del welfare che noi stiamo portando avanti in regione.